Sì, sono molto contento. Conoscevo il dirigente sportivo Paolo Brugiafreddo, ho lavorato con lui in passato e ha deciso di darmi questa opportunità. Ora starà a me lavorare il più possibile, il meglio possibile durante tutto l'anno per ripagare questa occasione che mi ha dato. Cuneo significa tanto per me perché è un livello che io non ho mai raggiunto, è la prima volta. E, come ho detto prima, cercherò di lavorare al massimo e non vedo l'ora di entrare in palestra ad allenarmi, conoscere i tifosi, ma soprattutto vivere la pallavolo che si vive a Cuneo. Beh, io l'anno scorso ho iniziato un percorso per cambiare ruolo, sono diventato uno schiacciatore, quindi sicuramente la ricezione, la difesa è qualcosa che non ho allenato molte volte, in cui ho magari qualche più lacuna. Giocavo opposto, quindi l'attacco è uno dei miei punti di forza e la battuta anche penso sia un punto di forza. Nel ruolo di banda cercherò di migliorare il più possibile, come ho detto prima, nella ricezione, perché è qualcosa che non avevo mai fatto e che quindi devo migliorare e cercherò, ecco, di lavorare bene in palestra. San Bernardo crede che comunque lo sport sia un qualcosa che si lega molto con i valori aziendali, con i valori delle due famiglie cardine, famiglia Biella e famiglia Colombo. Lo sport lega al territorio, per noi il territorio è molto importante, poter investire nel territorio stesso, poter investire nei giovani, raccontare comunque anche attraverso lo sport la formazione dei giovani stessi, raccontare questa collaborazione, questo link, queste commistioni anche che a volte si creano. Con il territorio, in questo caso è il territorio di Cuneo, però con anche altri tanti territori, per questo che per noi è importante avere sempre più collaborazioni a livello sportivo su più fronti, su più territori, per poter al meglio raccontare questo messaggio.